tu cancelli le cose. Sì, non ti preoccupare, poi montiamo. Okay, no. Allora, siamo qui con Karen Thomas alla sua bellissima mostra che inaugura oggi a Lungo il Tevere Roma, un'artista espressionista contemporanea. Ci spiega che cosa significa? Sì, anzi, c'è una piccola contraddizione, o sembra di essere una contraddizione, perché vengo definita come astrattismo figurativo, e si dice normalmente o si riconosce o non si riconosce una cosa. Invece io combino tutte e due le cose, perché io do nei miei quadri l'idea di questo che voglio presentare. Qui è il Colosseo, una parte del Colosseo, ma non è tutto. Nel Colosseo si vedono le arche, la luce, il rosso, allora tutto è simbolico per un significato che è per me il Colosseo. A parte che è molto bello, archeologia è stato anche per noi sempre un simbolo della libertà e si chiama addirittura i diritti umani, Lights for Human Rights, perché quando veniva nel mondo c'erano problemi o la punizione penale, e i sindaci hanno illuminato le finestre. E adesso in questo quadro voi vedete tutti i colori, soprattutto il rosso, che non è soltanto il rosso versato inutilmente, ma anche l'infa della vita, il sangue che scorre nelle nostre vene. Poi il giallo per la luce, per il sole, per la speranza e soprattutto per la pace, perché tutto è un po' dedicato alla pace che purtroppo non abbiamo nel mondo. L'oro è il simbolo per la preziosità di rispettare, di valutare la vita che ci è dato, regalato, e l'argento infine per l'allegria di portare avanti una vita che non è sempre facile di portare avanti in allegria. La scelta di Lungotevere Roma ha un significato particolare per le tue opere? Certo, questo Lungotevere che si anima, come vediamo adesso intorno, è un momento di allegria, come dicevo prima, di portare insieme gente che normalmente forse non si incontra, non si parla, non si sono mai visti, e adesso è un giorno di festa. Dall'altra parte del Lungotevere si vedono le mie quadri, che uno si chiama Giorno di Festa, un altro si chiama I Fuochi, Roma illuminato sotto i fuochi d'artificio, perché noi sappiamo che il 15 agosto è la sera, la notte che non finisce mai, che siamo qui, festeggiamo, e è un ponte. Là abbiamo il ponte Garibaldi e un altro ponte. Il ponte per me, ma forse per tutti gli artisti, non è una cosa che divide, ma che porta insieme delle persone che forse, se non attraversano il ponte, non si incontrano. Se attraversano possono festeggiare, ballare e soprattutto conoscersi. Quindi le tue opere hanno un messaggio di pace? Un forte messaggio. Io penso che oggi, come viviamo in questa situazione, un artista non si può più permettere di fare solo cose belle o cose che provocano l'anima di chi guarda. Io voglio portare un messaggio e uso le mie opere di alta qualità artistica, questo è normale, questo deve essere, che porto un messaggio, che diventano a loro volta ambasciatori per la pace, ambasciatori anche per la bellezza, ma non soltanto bellezza nel senso fare bella figura, la bellezza interna che portano esterne. Questi quadri qui e dall'altra parte e tutti gli altri sono comunque messaggeri che portano questo significato, e chi guarda un quadro, questo non sono gli originali perché non potevano stare qui, sono stampati su un fondo di plastica, ma questi ambasciatori per la luce, la speranza in chiave artistica, che l'arte non è soltanto per fare l'arte, ma per dare anche una cosa in più. Questo vorrebbe che chi sta davanti sta meglio dopo che ha guardato un quadro mio che prima. Allora, c'è una lunga estate da trascorrere in compagnia dei tuoi quadri. Tanti auguri e complimenti. Grazie, grazie.